è un campionato del mondo, quindi è la massima, come dire, la massima espressione di un'attività agonistica. Barletta per questa disciplina ha sicuramente uno stadio naturale che è costituito dalla spiaggia. Poi aggiungiamo a questo la Lega Navale, che ha un gruppo ormai di accaniti vogatori che hanno messo su un'organizzazione logistica, una capacità di organizzare eventi che cresce man mano che andiamo avanti. Già abbiamo svolto due campionati italiani e per il campionato del mondo, trattandosi di un evento internazionale, abbiamo avuto l'appoggio dell'amministrazione in maniera incondizionata e senza tentennamenti, quindi grazie a questo appoggio abbiamo potuto diciamo, presentare una candidatura che senza un valido appoggio, valido sostegno dell'amministrazione pubblica, del Dipartimento dello Sport, della Regione Puglia, quindi su questo abbiamo fatto squadra, abbiamo fatto quadrato e l'Italia, come dire, ha potuto centrare questo obiettivo. Sindaco, gli occhi del mondo su Barletta. Sì, è un'occasione che noi abbiamo voluto per portare Barletta nel mondo, perché il mondo venisse a Barletta. Ci sono 40 nazioni che partecipano a questo campionato mondiale che noi abbiamo realizzato in pochissimo tempo, perché bisogna ricordare che questo campionato era stato previsto nella città di Sabaudia, che già da 3 anni lavorava per questo evento. Quindi siamo stati molto bravi, siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Abbiamo il finanziamento del Ministero dello Sport e della Regione Puglia. Siamo pronti per presentarci al mondo.